è riferito ai pittori che lavoravano nel villaggio di pescatori di Newlyn in Cornovaglia, oggi sobborgo di Penzance. L'insediamento della scuola di Newlyn ricorda quello francese della scuola di Barbizon, dove gli artisti fuggivano da Parigi per dipingere in un luogo puro, enfatizzando così la luce naturale. Gli artisti erano affascinati dal lavoro dei pescatori in mare e nel porto vicino al villaggio. Alcuni dipinti mostrano i rischi e le tragedie della vita della comunità, come ad esempio le donne che ansiosamente guardano le navi allontanarsi in mare, o una giovane donna che piange alla notizia del disastro. Stanhope Forbes è il fondatore e principale esponente della scuola. Oltre alla moglie Elizabeth Armstrong, gli artisti più strettamente legati alla scuola di Newlyn durante il suo apogeo furono Frank Bramley, Thomas Cooper Goth, noto per le sue opere successive, in particolare i quadri allegorici di bambini, Fred Hall, Walter Langley e Henry Scott Duke. Questo gruppo fu attivo dagli anni 80 del XIX secolo. Il periodo d'oro di Newlyn finì con il nuovo secolo. In seguito ci fu un afflusso di artisti di minor talento e St. Ives iniziò ad esercitare maggiore attrazione sugli artisti del XX secolo. Il luogo di lezione di questi artisti è Newlyn, villaggio di pescatori sulla Manica nella costa sud-occidentale della Cornovaglia. Una delle attrazioni di Newlyn era il clima mite che rendeva particolarmente confortevole il lavoro all'aperto e Forbes e i suoi compagni furono tra i pionieri della pittura in plein air in Gran Bretagna. Newlyn aveva diversi elementi per attrarre gli artisti: una luce fantastica, una vita economica e disponibilità di modelli a buon mercato. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!